Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questa nuova parte del walkthrough dell'Ombra di Mordor. Se vi siete persi le parti precedenti, cliccate sulla miniatura a schermo per guardarle. Ora procediamo col video. Bene ragazzi, siamo pronti a svolgere una nuova missione della storia, il salvataggio. Vediamo un po', nel disperato tentativo di aiutare sua madre, Lithariel si è infiltrata nelle roccaforti Uruk, non è ancora tornata dall'ultima missione. Accettiamo. Che peccato. Se davvero non sai nulla, allora non mi servi. Quando hai finito, appendila in alto. Così il senza morte la troverà. Dove credi di andare, squadrina? Dici dove è nascosto se vuoi una morte rapida! Avrai una morte lenta, proprio come piace a me. Marchi i nemici senza far scattare l'allarme. Quell'urlo era di Lithariel. Dobbiamo trovarla in fretta. Calma, l'emozione rende i tuoi passi più pesanti. Ok ragazzi, dobbiamo trovarla subito. Pare che tutti i suoi uomini siano caduti. È per questo che dobbiamo aiutarla. È rimasta da sola. Ok ragazzi, credo che sia davvero in grandissima difficoltà Lithariel. Allora, eliminiamo lui. Poi, attacchiamo lui in questo modo. Benissimo. Spero solo che non ci siano tanti uomini qui su. Ho anche pochissimo tempo per trovarla. Il nostro obiettivo, ragazzi, è di marchiare addirittura 6 nemici senza farci individuare. Quindi vediamo un po', iniziamo a fare ste cose. Ok, fuori uno. Ho davvero pochissimo tempo per farlo, quindi ragazzi devo anche sbrigarmi. Allora, il prossimo, credo che possiamo anche correre. O facciamo, ci facciamo sgamare, spero di no. Il prossimo, eccolo qui, è qua. Quindi marchiamo anche lui un attimo. Benissimo. Poi vediamo un po', dovrebbero essercene altri nei dintorni. Eccone qui un altro ragazzi, quindi siamo a metà dell'opera, almeno per quanto riguarda chiaramente l'obiettivo secondario. Vediamo un attimo, qui dovrebbero esserci 2 nemici, quindi direi di eliminare lui e poi lui lo marchiamo chiaramente dall'alto. Benissimo, quindi siamo a 4. Ora, credo che dovrebbe essercene proprio un altro qui su, infatti non voglio però farmi individuare, devo salire qui su in maniera piuttosto particolare, eccolo qui. E quindi ragazzi, fuori un altro. E poi ci manca l'ultimo, che credo sia proprio qui in basso, almeno in zona, eh. Vediamo, lanciati da qui, bro. Non farti sgamare, mi raccomando. Ed eccolo qui un altro. Poi ci sono 2 nemici in zona che non vorrei che mi trovassero. Ora devo trovare finalmente Lithariel. Quindi ragazzi, andiamo. Tra l'altro credo che mi sia stata svelata proprio la sua posizione, eccola qui. Vedrai che se la tagliuzziamo un po', comincia a parlare. Giù in ginocchio! Uccidi Omarchia e carcerieri di Lithariel. Come uccidi Omarchia? Ok ragazzi, vediamo se riusciamo ad abbatterli tutti con le nostre frecce. Vediamo, fuori uno. Poi, fuori due. Poi ragazzi, vediamo, fuori 3. Vai che ce la faccio, li devo abbattere tutti. Fuori 4 e lui farà una brutta fine. Ed ecco qui. Abbattuto, porta Lithariel al sicuro. Quindi R1, abbiamo fatto un'azione epica qui ragazzi. Stretto a stare a guardare mentre macellavano i miei uomini. So come ti senti. Sbrighiamoci. Quando i loro simili cadono, gli Uruk corrono. Anche la mia tribù. Pensa alla vendetta quando saremo in salvo. Non cerco la vendetta. Combatto perché non farlo sarebbe sbagliato. Ok ragazzi, qui credo che la situazione sia davvero tragica. Guardate, ci sono altri Uruk che arrivano. Talion, non posso più estrarre la spada. Allora lo farò io al posto tuo. Ok ragazzi, arrivano. Devo combattere, porca miseria, vai a colpire proprio Lithariel. Ma sei cretino, eh. Ne mancano pochi ragazzi, come vedete li sto abbattendo tutti. Li devo sterminare perché davvero trattare così una ragazza non è proprio il caso. Ok, basta, perché ancora tiri fendenti, bro. Ti sono solo d'intralcio, Talion. Sei ferita per colpa mia. Sono io a intralciare te.
Sei una vera guerriera. Non ho mai incontrato una donna con tale forza in battaglia. Non ho scelta. Di fronte all'oscurità, cercare la luce è il nostro dovere. Ok ragazzi, da come vedete ne arrivano altri. Quindi a questo punto ritorniamo all'attacco. Forza! Guardate lui che si avvicina con fare minaccioso. Ecco, mi ha dato anche una testata. Mi ha un po' stordito, eccolo qui. Questo ragazzi, devo stordirlo anch'io. Ecco, porca miseria, non farti colpire così, bro. Sto continuando a colpire ragazzi. Credo che a breve li elimineremo tutti. Devo continuare a contrattaccare. Non devo però eliminare i miei amici, cosa che purtroppo stavo facendo. Una cosa che avrei implementato io è non far attaccare i propri orchi. Comunque vabbè, non importa. Comunque ritorniamo dalla nostra amica e portiamola in spalla. Sono qui. Affrettiamoci. Ho la gamba rotta, ma non dispero. La torre di Sauron mi ha interrogato per scoprire dov'è. Ma non ti ho tradito. La mia fede in te era fondata. Com'era la mia in te. Ok ragazzi, a quanto pare c'è del tenero. Ok, comunque, a parte questa piccola cosuccia che potrebbe o non potrebbe andare in porto, ci sono chiaramente altri mille nemici. Sono troppi persino per la mia spada. La mano. Ok ragazzi, dobbiamo colpire, attenzione. Eliminiamo lui così, forza. Dobbiamo sterminarli. L'Italia sta subendo danni, ma cosa? Non devo permetterlo. Questi sono pazzi. Devo colpire subito, ragazzi. Forza! Ne sono troppi, ne sono troppi. Devo fare qualche mossa per allontanarli da qua. Questa, ragazzi, mi muore l'Itariel e finisce la missione davvero molto male. Ecco qui. In questo modo credo di allontanarli un po'. Comunque continua a colpire, bro. Forza ancora. Deve essere sempre più forte. Forza. Ecco qui. Ancora, bro, ancora, sì. Benissimo, li sto devastando. Ancora che attaccano l'Itariel. Ma questi sono cretini. Cioè mi vedete a me con una spada in mano e colpite la ragazza a terra. Ma che cazzo di senso del dovere avete? Comunque, riprendiamo lei e avanziamo. Per fortuna ho sti orchi che mi coprono. Siamo quasi arrivati ragazzi. Eccoci qui. Questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Qui, riposati. Perché l'hai fatto? Per fermare il sangue. Perché sei tornato a salvarmi? Avevo una famiglia. Una moglie. Un figlio. Li ho sepolti con tutti quelli che conoscevo. Resta con noi. Mia madre ti aiuterà. Non posso. Sono un estraneo. Per la mia gente sarai un eroe. Laggiù! Puoi farcela da sola. È questa la risposta. Signora! Aiutala! Siete ferita, vi aiuto io. Dovete andarvene immediatamente, qui non è sicuro. Grazie. Ramingo. Quindi ragazzi, abbiamo completato la missione. Eccola qui, il salvataggio. Itariel e i suoi uomini non sopravvivranno a Mordor. Devono fuggire o perire. La mano nera pagherà per questo. Quindi ragazzi, non so se avete notato, ma il nostro caro Talion ci stava anche pensando ad unirsi all'Itariel. Poi chiaramente, ricordando le parole dello spirito, del fantasma, come vogliamo chiamarlo, ha deciso di cambiare idea. Dopo aver preso il possesso di un Caragor, ragazzi, mi sono diretto alla prossima missione. Credo che sia anche la penultima del gioco. Comunque, eccola qui, vediamo come si chiama, il grande Graug bianco. Quindi avviamola, vediamo un po', Thorfinn è pronto ad affrontare il passato, accettiamo. Thorfinn! Salta su, capitano! Ah, ah, ah! Si va a caccia! Ah, ah, ah! Una cavalcatura letale come... Attento! Questo vuole pranzare! Ok, mi ha colto alla sprovvista, devo essere sincero. Forza, riparti all'attacco. Questa volta non mi farò abbattere. Che c'è, hai paura? Dai, su! Forza, ci sono! Ok, non ci sono, porca miseria, non ci sono. Dammi un attimo. Eccolo qui, ora credo di esserci. Ok, ce l'ho fatta. Ho contrattaccato, però comunque devo dominarlo ora. Vediamo un po' se ce la faccio. Nel frattempo il nano continua a parlare, a dire insulti, qualcosa di simile. La vita, per quanto breve,
Sai dove andare, vero? La vera domanda è, sei pronto per cavalcarlo? Qualunque cosa accada durante la caccia, penso sempre, cosa farebbe Thorfinn? Anzi, è una lezione di vita che vale sempre. Spero che ricordi l'addestramento, altrimenti il possente Graug ti schiaccerà contro il muro. Sono pronto a combattere il Graug. È quello che fai sempre, lotti. Niente arte, niente finezze. La caccia non è solo colpire e uccidere, è una cosa più grande. Dal tuo punto di vista, nano, tutto è più grande. Sì, questo Graug è molto grande. Ah no, mi stai prendendo in giro. I Graug sono fra le specie più antiche di Mordor e fra le più letali. È passato molto tempo da quando ho affrontato questo Graug. Speriamo che non sia invecchiato bene come me. L'ultima volta che ho visto la bestia, io e il mio socio l'abbiamo inseguita nella sua tana. Come sei sopravvissuto? Fortuna! Il Graug mi ha tramortito. Quando mi sono svegliato, aveva divorato il mio socio. Affrontarlo da solo era stata una condanna a morte. Do la caccia a questo Graug da quasi un decennio. La mia dedizione a quest'unica bestia è stata totale. Dedizione? Non sarà che predichi meglio di quanto cacci? Divertente, capitano. Ma sarò io a ridere quando la bestia ti mangerà vivo. Ma spero proprio di no. Capitano, se hai paura di affrontare la bestia, non devi fare altro che dirlo. Il possente Graug sarà la mia eredità. I nani parleranno di Thorfinn il cacciatore per generazioni. Mi assicurerò che nominino anche te di tanto in tanto. Ok, lui ci prende anche in giro. Oh. I Karagor sono troppo quieti. Il Graug non deve essere in casa. Entriamo e aspettiamo. Un'imboscata. Molto militare. Mi piace. Come quando nostro padre la fece. Ricordi di me? Sì, esatto! Avanti, capitano, che aspetti? Un ordine? Quindi ragazzi, qui tocca a me, il Graug leggendario addirittura. È caduto, la storia si ripete. Facciamo come ha detto Thorfinn, numero uno. Lascia perdere, improvvisiamo. È troppo forte, devo attaccarlo da lontano. Ok,
ragazzi, devo fare un bel po' d'attenzione qui. Come vedete, lui cerca di colpirmi. Devo cercare di beccargli la testa. Non so se potrebbe essere una soluzione. Vediamo, allontanati dal Graug e fallo andare in carica. Vediamo, se mi allontano così, forse potrebbe caricarmi. Credo di sì. Ok ragazzi, colpisce la testa e il Graug in carica per stordirlo e poi schivalo. Ottima idea. Quindi L2 e poi colpisco. Aspetta, ci sono. Quindi schiva, schiva. Ok, ora posso andargli vicino e premere R1. Vediamo. Devo premere, credo, la solita serie di tasti come per il vecchio Graug. O forse no. Ok, l'ho indebolito. Quindi per ora forse non posso ancora controllarlo. Devo andare però via da qui. Prendi un attimo questi proiettili, che tra l'altro sono frecce, non so perché li chiami proiettili. Arrivano anche i cosucci qui. Colpisci Ghoul afferrati dal Graug. Che cavolo? Ok, se li sta mangiando. Credo che recuperi vita così, spero di no. Comunque, mentre lui li prende, io devo, vediamo se ci riesco, colpirli. Solo se si avvicina un attimo potrei farlo. Se solo, aspetta, vai che ce la faccio ora. Tra virgolette, così lo salvo, ma fino a un certo punto l'ho beccato secondo voi, aspetta. Credo di sì, ok, ce l'ho fatta. Ok ragazzi, ecco il secondo, vediamo se lo becco, credo di sì. Forse ce l'ho fatta, infatti, benissimo. Ora prenderei il terzo, vediamo se lo prende. Ok, quindi tocca a noi attaccare. Ma ha fatto troppo presto, datemi un attimo. Purtroppo ragazzi, per ora i ghoul sono finiti, ma comunque credo che ne arriveranno altri a breve, in modo tale da completare poi il nostro obiettivo. Ecco che carica, sono pronto. Forza, aspetta, beccalo e scansati subito. Credo di avercela fatta, o almeno spero. Vediamo, dirigiamoci subito da lui. Purtroppo si è allontanato. Vai, premi R1, ci sono. Dalle spalle lo attacchiamo e lo indeboliamo. Un colpo, benissimo. Un altro po' di vita che scende. Ora però mi sa che mi devo spostare un attimo, ok. Ecco, ricompare infatti l'obiettivo bonus. Credo che usciranno altri ghoul in zona. Benissimo, eccoli lì. Ecco che prende un altro di questi ghoul. Vediamolo, becco, ce l'ho fatta, credo di sì. Benissimo, obiettivo bonus è nostro. Ok ragazzi, credo che stia per caricare. Vediamolo, becco alla testa e anche stavolta mi scanso. Credo che, vediamo, l'ho abbattuto, o meglio, è caduto, sì, quindi possiamo colpire. Forza, anche stavolta un indebolimento. E credo che poi la vita in pratica gli sia calata quasi a zero. Eccoli, infatti ne rimane pochissima. Ok ragazzi, credo che ora stia caricando di nuovo. Eccolo che arriva, sono pronto. Carica oppure no? Non so che diavolo stia facendo. Comunque vabbè, io continuo ad attaccarlo alla testa, benissimo. Quindi ragazzi, infatti, poniamo fine alla caccia ed abbattiamolo definitivamente. Bastardo! Penso che sia morto. Questa sì che è una caccia al Graug. Puoi ben dirlo. La prossima volta non ti divertirai da solo. No. Dovrai aspettare. Anch'io ho una preda da seguire. Avrai bisogno d'aiuto. Io potrei... Grazie, potrei... Torvin. Ma devo farlo da solo. Beh, se sopravvivi, vieni ai Monti Azzurri. Ho molti amici, gli svuoteremo le scorte di birra. Ho visto quanto bevono i nani. Spero di incontrarti di nuovo. Come? Come ti tiro fuori di qui, eh? Quindi ragazzi, credo che abbiamo completato questa missione. Vediamo un po' se compare la solita scritta. E infatti, missione completata con anche l'obiettivo bonus. Ora che la caccia è finita, spero che Torvin trovi la strada di casa. In quel caso, scoprirà che casa sua non è più come l'aveva lasciata.
Come vedete ragazzi, dobbiamo ora svolgere Signore di Mordor. Quindi ragazzi, nella prossima parte vedremo il finale del gioco. Ragazzi, il video si conclude qui. Per guardare la parte successiva cliccate sulla miniatura che vedete a schermo e verrete indirizzati direttamente al video. Vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento e di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime parti del walkthrough. Prossimo vi saluto e alla prossima. Ciao!